E il mio tema, che ha per nome Confronti e contrasti sulla figura di Gesù Cristo in altri autori, mi è venuto in mente pensando a quello che di solito la gente non sa di Gesù e comincia sempre il discorso dicendo secondo me. E qui il problema è che non secondo me, ma com'è? E allora qui ci sono delle divisioni terribili. Ma quello che più conta e personalmente mi ha stupito è che più nessuno sa niente su Gesù. Nel senso che uno dice Gesù, vabbè, l'uomo Gesù. E dice sì, ma è troppo facile questo. Come mai era Dio? Ma nel 1998, per ragioni diverse, andai a trovare una famiglia in cui lei era diventata testimone di Geova e lui no. E lui si arrabbiava e mi raccontò in poche parole una descrizione vera e cattolica della Santissima Trinità. Ma da questo qui da dove viene? Perché sa tutto. E mi ha stupito molto, come vedete, me lo porto ancora dietro oggi. Perché il problema di Gesù è di capire veramente chi è, non solamente che è un uomo che faceva miracoli, eccetera, ma chi è veramente, visto che nei primi secoli i cristiani hanno anche a volte violentemente dibattuto su chi era Gesù e hanno scoperto, hanno utilizzato delle espressioni che usiamo noi ancora oggi e che cercano di chiarire stabilmente la figura di Gesù. Apro e chiuso una parentesi. Quando sentite parlare di un dogma o una verità definita, non vuol dire che non si debba continuare a studiare, ma vuol dire che quello è il paletto. Non uscire di lì. Racconta quello che vuoi. Allora, su Gesù Cristo, ovviamente, che è nostro Signore, che è il centro, il fondamento degli scritti di Mera Vatotta, se avete visto il mio secondo libro, che è La Cattedrale di Mera Vatotta, io penso sempre che Gesù è il senso stesso della cattedrale, se volete, l'altare. Questo è Gesù. Guardate bene, si tratta però di conoscerlo. Cominciare a conoscere cercando di mettere insieme le cose e una volta fatto questo, vedere perlomeno come pensano altri di un tema di questo genere. Voi sapete, c'è Matteo 16,15 che ha quella formula che Gesù utilizza e dà quella domanda che interpella tutti noi. Voi, chi dite che io sia? E sapete, è su questo che in fondo si gioca la nostra eternità. E allora la Chiesa Cattolica assume tutto quello che i padri hanno scritto e allora ci ricorda che Gesù è totalmente uomo e totalmente Dio. Ci sono le due nature in una persona e questa persona è divina. Non posso ovviamente approfondire il discorso, se no diventa catechesi per adulti e forse ancora di più. Non è questo il punto. Voglio uscire da questo schema, però questo lo devo dire. E cioè, quando parliamo di Gesù, Rousseau Matriciani che sorrideva, che rideva, cioè, benissimo, ma Gesù è totalmente uomo e totalmente Dio. Qual è il punto di congiunzione? Non lo sappiamo. Se voi leggete Maria Valtorta, vedrete che i piani a volte sono uno sopra l'altro. Ci sono tutti e due, a volte Gesù dice, ma io non lo so, dimmi tu, così a volte più volte dice questo, ma perché? Perché lì è l'uomo che parla, o altre volte dice, io so tutto. Allora, comprendere che Gesù non è mezzo uomo e mezzo Dio, ma è, e meno che mai è un frammento di uomo e il resto è Dio. Perché qui ci sono tutte le eresie antiche che si sono proprio per dibattito, anzi addirittura a volte
era un dibattito che poi è intervenuto qualcuno che ha detto che quell'altro era un eretico e lì è scoppiato il finimondo e ci portiamo ancora dietro queste idee, ma questo qui è abbastanza semplice se volete pensarlo così. Perché? Ma perché quando si studia, questo qui è il minimo che possa capitare. La Chiesa Cattolica, nel Catechismo, Catechismo della Chiesa Cattolica dice ai numeri 463 e 464: la fede nella reale incarnazione del Figlio di Dio è il segno distintivo della fede cristiana. E qui poi fa una citazione ancora: l'evento unico e del tutto singolare dell'incarnazione del Figlio di Dio non significa che Gesù Cristo sia in parte Dio e in parte uomo, né che sia il risultato di una confusa mescolanza di divino e di umano. Egli si è fatto veramente uomo, rimanendo veramente Dio. Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo. La Chiesa, nel corso dei primi secoli, ha dovuto difendere e chiarire questa verità di fede contro eresie che la falsificavano. Per cui la conseguenza, che è uscita in diversi documenti, è che Gesù è un'unica persona, un unico Salvatore, un unico Redentore. Così è Gesù. Badate bene, quando si dice unico, e si dice unico, non è che ci siano due. Cioè, come ci salva oggi Gesù? Il professor Meller ci diceva i sacramenti, vero. La via maestra in cui Gesù oggi opera la salvezza degli uomini sono i sacramenti. Cioè, i musulmani vanno tutti all'inferno? Non è questo il problema. La via maestra è questa, poi Dio si serve di tutte le altre scelte e molti altri percorsi, ma che non vorrebbe che tutti fossero qui. Per cui i musulmani hanno un sacramento? No, non c'è. È una via di salvezza? No. Non è quella ordinaria, ma è i buddisti uguale, e gli indù uguale, e si potrebbe continuare. Cioè, quando diciamo che Gesù è l'unico Salvatore, l'unico Redentore, e stiamo dicendo un assoluto, veramente assoluto, cioè non ce n'è un altro. E guardate bene, il Vangelo ce lo ricorda: chi non passa per la porta è un ladro, un brigante. Si chiude lì. E poi allora bisogna interpretare, no, se poi il Signore si sceglie soggettivamente o anche collettivamente per l'ignoranza eccetera eccetera di altre realtà, questo è un altro problema. A noi ha detto che questa è la via maestra, lui può scegliere altre vie. Il problema è che le altre vie sono un pochino più dure. Permettetemi un paragone per chi è stato a Medjugorje. Vuoi andare in paradiso? Vuoi seguire Gesù Cristo? Benissimo. C'è il Kisevaz, che è alto parecchio, ma se prendi la scorciatoia, che è la Vergine Santa, c'è il Podbolo, che è circa un quinto e forse meno dell'altezza. Per cui, chi conosce il fondo, il terreno di questi sassi appuntiti, taglienti, eccetera, sa qual è la differenza. Allo stesso modo, qui, anche se ci sono parzialmente vie che Dio serve perché ama tutti gli uomini, li voglia tutti salvi, ma la via centrale è Gesù e nient'altro che Lui. Anzi, e qui è pericoloso adesso raccontarcela, se un musulmano prega, come le sue preghiere vanno in paradiso? A Dio? Sì, attraverso Gesù. E se un buddista prega, le sue preghiere vanno dirette o passano da Gesù? Ma non c'è problema, non c'è niente che passi da questo punto di vista fuori da Gesù. Nulla. Ma c'è un altro passaggio, mi dispiace, ma a volte ce lo dimentichiamo. Non c'è niente sulla terra che non passi attraverso la Chiesa. Niente, nessuna preghiera passa se non attraverso la Chiesa. La Vergine Santa è Chiesa. Quindi vuol dire che se il buddista, l'islamico, eccetera, pregano, questo passa attraverso la Chiesa, cioè attraverso voi, nella gerarchia che Gesù ha voluto, i vescovi, i sacerdoti
e i cristiani, i laici. E non c'è altra strada, eh? Vi ripeto, Dio è libero, puoi scegliere quel che vuole. La mia idea adesso è di chiarire questo. Bene, detto questo, quindi non dite mai che Gesù sono due persone in una natura o due persone in due nature. Una persona, quella divina, in due nature, quella umana e quella divina. Dice è un mistero? Sì, è un mistero. Difficile da capire? Sì, ma è l'unico modo per riuscire a capire quello che è successo in lui e di quello che lui ha fatto. A questo punto, però, una volta che è stato definito chi è Gesù dai cristiani del primo millennio, e qualcuno ha cominciato però a cercare delle variazioni. Le eresie dei primi secoli, dal docetismo in poi, che è la prima, per cui Gesù non aveva un corpo, eccetera, non è che si siano fermate. Prima sono passate sott'acqua e poi sono venute fuori, con altri volti, con altre situazioni, ma sono venute fuori. Badate bene, io adesso il mio compito, nello quale mi sono posto, tra l'altro c'è un testo interessantissimo che non riesco a trovare il titolo, di Sant'Agostino, in cui fa l'elenco delle eresie del tempo. E c'è anche un po' da... vi potrei tenere una bella conferenza su questo, perché ce n'è qualcuno molto divertente. Ebbene, ma non è il nostro momento. Poi, arrivando nel mondo moderno, non la voglio fare troppo lunga, succede un pasticcio. O meglio, qualcuno comincia a fare un discorso. Nel 700, 800, i primi dell'800 e poi nel 900, l'Europa scopre l'Oriente. E l'Oriente ha alcuni elementi simili a quanto è il cristianesimo, ma ha molti diversi. Allora, qualcuno ha cominciato a prendere elementi dall'Oriente e portarli in Occidente. Vi faccio un esempio. Uno pensa, dall'Oriente cosa ci viene? La reincarnazione. Lo so che c'erano i pitagorici che anche qui, ma questi se l'erano dimenticati da loro. Allora, specialmente il mondo teosofico, prende la reincarnazione, la spoglia di tutto l'orrore che ha la reincarnazione e ce la presenta come un giro di giostra, per cui uno fa un giro di giostra, muore e poi ritorna su, eccetera. Cioè, la via terribile degli indù, per cui il buddismo diventa un cortocircuito per riuscire ad arrivare prima in paradiso, è la stessa cosa, il paradiso, il nirvana, e gli Hare Krishna, altre varianti su questo tema, e diventa un problema quando arrivi in Europa, perché gli europei hanno la resurrezione. E quindi che si fa? E allora hanno cominciato a raccontare una reincarnazione che non esiste. E dice, sì sì, viviamo, ci abbiamo il karma, questo e quello, ma poi si va di là. Da lì è venuta fuori una marea di varianti. Io ve ne racconto qualcuno. La prima è la teosofia, la quale comincia a prendere dall'Oriente, mettere insieme l'esoterismo, che qui si era allargato, e comincia a raccontare qualcosa applicata a Gesù. E Gesù cosa diviene? Cosa diventa? Un personaggio che però esce dalla teosofia, perché inventa l'antroposofia, che è Rudolf Steiner, che muore nel 1925, e ci afferma che Gesù era un essere umano che ricevette l'essenza di Cristo all'età di 30 anni. Questo è quanto principalmente rende unica la figura di Gesù. Ma tale unicità si deduce dal fatto che la persona nella quale l'essenza di Cristo è discesa erano in realtà due Gesù distinti. Uno di questi, il Gesù del Vangelo di Luca e la reincarnazione di Zoroastro. L'altro, il Gesù del Vangelo di Matteo e un corpo umano con un ego vuoto. Cioè questa bella frattura, ma in realtà prima di questo c'è un'altra distinzione. Noi diciamo Gesù Cristo e diciamo non Gesù Cristo uno. Un'unica persona in due nature. Qui dicono Gesù, Cristo, Gesù una cosa e Cristo un'altra. E su questo è venuto una marea di
fraintendimenti ovviamente e di errori. La continuatrice era Annie Besant, la che ha fondato la Blavatsky, scusate. Mentre invece qui siamo di fronte alla successione, Alice Ann Bailey, che anche lei è teosofa, però fa delle varianti. Lei dice che l'intento della scuola da lei fondata è di fornire una preparazione spirituale all'umanità, che vedrà, muore nel 49, lei, 1949, che vedrà la nascita e la formazione di una nuova religione mondiale con il ritorno sulla terra di un avatar. Cos'è l'avatar? È semplicemente una divinità che prende un corpo come se fosse un vestito, si fa un giretto qui sulla terra e poi torna là. Magari fa qualche battaglia, eccetera, eccetera, ma poi torna nel suo cielo, diciamo così. L'avatar non è incarnazione. Senti bene, l'avatar indù non è l'incarnazione. L'avatar fa un giretto e torna su. L'incarnazione è un matrimonio indissolubile, totale, eterno, di Dio con la natura umana. E su questo è inutile tentare compromessi, ma anche questo si fa. Quello che continuo a dire, per fare più semplice, a un certo punto la teosofia sviluppa quella realtà che abbiamo conosciuto e conosciamo ancora, che si chiama New Age. Il New Age è una realtà amorfa, perché sono strutture diverse che formano un'unica struttura, ma sono diverse. Il New Age è molto importante perché ha avuto molto successo da tutte le parti. Questi qui, un personaggio come, personaggio difficile da definire, Benjamin Graham, che muore nel 2016, lo identifica con un personaggio strano che lui chiama Maitreya, che più o meno corrisponde alla figura messianica del Buddha. Qui ci si perde in questi meandri. Però che cosa succede, diciamo così? Che non c'è più Gesù come lo conosciamo noi. C'è Gesù e Cristo. Un altro personaggio, come sempre lei, dice che il Cristo non è Dio. La coscienza eristica che lo anima è essenzialmente un tipo di vibrazione cosmica. Lo so che per voi è cinese, probabilmente. Vibrazione vuol dire che la realtà atomica, subatomica, perché neanche loro lo sanno, cioè vibra a frequenze diverse che danno realtà diverse. Ecco, questo vuol dire che poi verranno copiati nel mondo UAP, cioè gli UFO. Non lo so, c'è da perdersi la testa. Egli si è manifestato un giorno in Gesù di Nazaret, al momento del suo battesimo. Oggi egli ritorna nei differenti Messia o Ishvara che inaugureranno l'era dell'Acquario. Questo Cristo avrà in mano l'avvenire del mondo, ponendo fine al cristianesimo dell'era dei pesci. Sarà uno dei molteplici volti dello spirito eristico, come lo furono i grandi iniziati delle varie forme di gnosi. La sua conoscenza e i suoi poteri gli provengono dagli insegnamenti dei grandi iniziati che lo hanno preceduto. Non vi è dunque un solo Cristo, come insegna la Chiesa, ma tanti Cristi che sono stati iniziati nel corso delle varie età. Qui sembra di giocare. Questo è il pensiero di tante persone, di milioni di persone. E quindi si tratta di prenderlo sul serio, prenderli per capire. Qui c'è un pasticcio, perché forse qualcuno di voi ha sentito nominare Raymond Panica, che è un teologo raffinatissimo, sacerdote cattolico, eccetera, eccetera, maestro di ecumenismo. E lui che cosa fa? Spezza Gesù dal Cristo in nome di un'unità ecumenica in Dio e comincia a dire che Cristo è Dio, sì, e allora è più grande di Gesù. Quindi Cristo, che è più grande di Gesù, si incarna dove vuole, o meglio, si mostra dove vuole. Gesù è uno di quelli che hanno ricevuto il dono del Cristo. Ma non c'è identità tra i due.
Allora, guardate, ci sono tesi addirittura mistiche, delle mistiche che raccontano questo. Il cristianesimo non siamo qui a conquistare il mondo, ma stiamo scherzando. Noi dobbiamo fare pace e unirci a tutti in nome supremo di Dio. E Gesù di Cristo è sparito, non c'è più, perché lui è fonte di divisione, quindi va cacciato. Guardate che Raymond Panica è raffinatissimo, ma raffinatissimo teologicamente, ma però dice delle stupidaggini allucinanti. E la fine, per lui, di fatto, è la fine del cristianesimo. Perché? Togli di mezzo Gesù, che ci sta più del cristianesimo. Vorrei aggiungere questo. Ma c'è un altro modo di manifestare Gesù. È il tentativo, anche cristiano, di svuotare Cristo di quello che è. Guardate bene, qui i passaggi sono sottili. Il problema nasce nel 1700, quando con le prime analisi dei testi evangelici e biblici in senso razionalista, per cui non ci sono più gli angeli, non c'è più nulla, non ci sono più i miracoli, non c'è più nulla, c'è solo questo. Un personaggio che muore nel 1986, che è Rudolf Bultmann, protestante, una testa raffinatissima, comincia a togliere tutto quello che c'è e nei Vangeli, via gli angeli, via i miracoli, via le guarigioni, che cosa ci resta? Niente. Però lui ha fede, quello che conta è una fede, in chi? Non si sa bene chi, ma c'è una fede. E lui ha cercato le sue teorie per far sì che gli uomini del nostro tempo possono credere meglio in Gesù. Ne è venuto fuori una catastrofe, potete immaginare, perché lui ha tutta una serie, specialmente nei seminari, ha una sequenza di personaggi che gli sono andati dietro, hanno passo per passo tolto tutto, le moltiplicazioni dei pani sono coppie, gli angeli chissà cosa hanno visto, perché non è possibile che in un tempo dove schiaccio un bottone, si accende la luce e io adesso devo andare a dire che ci sono gli angeli, ma per favore. Questo è Bultmann e i suoi seguaci. E adesso non vi faccio perdere tempo dietro questo. Sono scritto qui un testo di Casermann che muore nel 98 e che lui è una variante su Bultmann, ma resta sempre lì. È lo svuotamento di Gesù. Perché una volta che io non conosco, non posso più leggere i Vangeli, perché è tutto falso, che cosa ci resta? La fede pura. E che è fede pura? Noi sappiamo che, e San Giovanni Paolo II ce l'ha ricordato, fede e ragione. Tu togli la ragione? Non c'è più neanche la fede. Di più, la Chiesa Cattolica dice una cosa che a volte ci dimentichiamo. Se la fede diventa contraddittoria con la ragione, ha ragione la ragione, e non la fede. Noi non possiamo accettare qualcosa che non contraddice, proprio è contraria alla ragione. Ma questo non vuol dire che la ragione esaurisce il mistero, esaurisce la fede, anzi, semplicemente dice c'è, vediamo cosa si può fare per capire, ma c'è. Chi invece accetta il razionalismo deve per forza di cose svuotare Gesù. Non c'è più niente di Gesù. Questa è un'altra via. Ma c'è anche un'altra cosa, un'altra variante. Svuotare Gesù, sì, ma dandogli una natura diversa. Testimone di Geova. Dice, Gesù è il Salvatore, sì. Gesù è il Redentore, sì. Se volete, sì. Dice, beh, allora siamo d'accordo. No, perché? Perché secondo loro Gesù Cristo, è l'Arcangelo Michele. Dice, e allora, cioè, scusa, chi era qui? Gesù Cristo o l'Arcangelo Michele? E chi è andato in cielo? Gesù Cristo, il suo corpo è sparito nella morte e lui adesso vive in cielo di nuovo come Arcangelo Michele. Oh, ci vuoi credere? Sì. E la persona di Gesù? Finis. Non c'è, non esiste, perché Dio non può essere una trinità di persone. Anche lì bisognerebbe fare un convegno solo su questo, ma lasciamo
al professor Silletta di affrontare questo tema teologico che è importantissimo sulla Trinità. Ma c'è anche un'altra variante sempre su questo tema, che è la più divertente, e cioè è il mondo ufologico. Chi è Gesù? Gesù semplicemente è un extraterrestre che è venuto a insegnare all'umanità come si deve fare bene e ogni tanto ritorna e poi se ne va via, semplicemente. Di tutto ciò che racconta il cristianesimo non c'è nulla, mi capite? Gesù Cristo c'è, sì, ma è un personaggio quasi insignificante. Ho trovato questa bellissima scrittura, le radici delle religioni ufologiche, ce ne sono tante, sono costituite dalla fantascienza dell'ufologia e da alcuni aspetti della sottocultura ufologica come le storie degli abdotti, cioè i rapimenti alieni. Alcune di queste religioni condividono credenze del cristianesimo, dandole però una nuova interpretazione, come l'idea che gli angeli e Gesù Cristo sono di origine extraterrestre. Altri si rifanno a concetti e tecniche di certe religioni orientali, come il buddismo, eccetera. È un insaccato misto, si dice, dalla mia parte, in cui ci metti dentro tutto. Qui il mio problema non è dire se ci sono gli extraterrestri o no, non ne voglio neanche entrare in discorso. Mi interessa la figura di Gesù, perché se Gesù è quello che dico io, quello che dice la Chiesa, io devo affrontare meglio questo problema, conoscerlo. E quando io arrivo a leggere queste cose dai giornalisti, dalle televisioni, eccetera, capisco che mi stanno prendendo in giro. E questa è una posizione. Ma ce n'è un'altra che è vecchia, ma mica tanto. L'enciclopedia sovietica diceva che Gesù era un personaggio mitico inventato dai suoi seguaci, senza base storica. C'è più niente. Questa è l'enciclopedia sovietica. La prima edizione era in 65 volumi, l'ultima edizione era in 30 volumi, va bene, in cui però Gesù fa sempre questa parte. Ma a questo punto escono, nel dopoguerra, escono tutta una serie di personaggi che inventano il mitismo, con la M, che è questo qui. Un certo personaggio, Richard Carrier, che è ancora vivente, è lui uno dei principali attori di questo. Per lui esiste solo il naturalismo che chiama metafisico. Qui le parole sono in libertà, nel senso che definiamo. È lui naturalismo metafisico, che è una visione filosofica del mondo secondo cui non ci sono nient'altro che elementi naturali. Materialismo totale. Quindi solamente le scienze naturali, gli animali, eccetera, non c'è altro. E pone quattro elementi interessanti, in cui ovviamente Gesù non è mai esistito. No, così, tratta di discutere. Gesù non è mai esistito. Quattro punti. La natura racchiude tutto ciò che esiste nello spazio e nel tempo. Secondo punto, la natura dell'universo o il cosmo consiste solo di elementi naturali, cioè di sostanze fisiche, spazio-temporale, massa, energia, sostanze non fisica o quasi fisica come informazioni, idee, valori, logica, matematica, eccetera, sono ridotti a un elemento fisico, anche quello, tutto materia e basta. Terzo, la natura opera secondo le leggi della fisica e in linea di principio può essere spiegata e compresa dalla scienza e dalla filosofia. E quarto punto, il soprannaturale non esiste, cioè solo il naturale è reale. Peggior, radicale materialismo, totale. Che parte ha qui Gesù? Non è esistito, semplicemente non c'è. Allora a questo punto possiamo capire l'importanza di Maria Valtorta, perché Maria Valtorta cosa fa? Prende il credo cattolico di fatto e
gli viene, lo trasponda, dico lei perché lei l'ha scritto, sappiamo tutti, o meno per me, che è il cielo che l'ho fatto, e mette in questa storia bellissima, chiamiamola così, questa passione forse, e mette il credo cattolico. E lo si vede leggendo Maria Vatotia in filigrana, si vede tutto questo. Gesù che dice di sé delle parole bellissime e dice 73:10, amici, qui è la notte del 25 decennio, dalla Vergine nacque Gesù Cristo, l'Emanuele, il Verbo di Dio fatto carne per amore dell'uomo, io che vi parlo. Preciso, non si sbaglia. E al capitolo 220.4, io sono colui che sono, in cielo, in terra, ogni forza mi è soggetta, ogni pensiero noto. Gli abitanti dei cieli mi adorano, gli abitanti dell'inferno mi temono, e coloro che crederanno in me vedranno compiersi ogni prodigio. E questo è l'atto di fede, se volete, di Maria Vatotia. E allora e diventa qui importante la nostra parte. Se noi amiamo Maria Vatotia, noi siamo dei diffusori di Gesù Cristo, così come i padri della Chiesa hanno fissato e come la Chiesa continua ad andare ad annunciare. E tutte quelle varianti, alcune perlomeno, perché solo in Italia vi ricordo che ci sono almeno 850 religioni schedate, 850, non sono poche. Bene, noi abbiamo il compito non solo di annunciare Maria Vatotia, ma annunciando e facendo conoscere Maria Vatotia possiamo far conoscere Gesù Cristo e la Chiesa, esattamente com'è. Cioè noi non siamo semplicemente dei semplici lettori. Ah, mi piace tanto Maria Vatotia, fin del mondo, scrive di quelle cose bellissime. No, tu sei un missionario. Tu, gustando la bellezza di Maria Vatotia, dicendole agli altri, se diventi missionario di Cristo, missionario della Chiesa. Anche se tu non lo sai, lo sei. Sei missionario di Cristo. Perché? Ma perché stai dicendo l'oggettività che la Chiesa ci insegna. Maria Vatotia è uno strumento. Maria Vatotia è lo strumento per continuare. Ma non vi sbagliate, Non è che questo qui è un bel racconto filosofico, come si diceva una volta, che la filosofia si diceva in piacentino dalla mia parte, e non fa della filosofia, cioè una cosa inutile. Non è mica questo, gente. Cari fratelli, care sorelle, non è un discorso banale. Se Cristo è quello che dice Maria Vatotia, e se Cristo ti ha fatto gustare le cose che scritte in Maria Vatotia, e a questo punto non puoi più tacere. Non si mette una lampada sotto il tavolo, ma perché faccia luce da tutte le parti. Voi siete quella luce e andiamo avanti giorno per giorno. Quindi ciò che Maria Vatotia ci mostra è quello che dobbiamo fare noi, giorno per giorno. E allora mi diventa facile ripetere quello che Gesù dice nel capitolo 652 che i nostri amici francesi continuano a ripetere. Leggete, leggete e fate leggere Maria Vatotia. Leggete e fate leggere Maria Vatotia, perché in lei noi veramente facciamo la nuova evangelizzazione. È quella formula della Madonna a Fatima. Alla fine il mio cuore immacolato vincerà. Passa da qui, io ne sono certo. Grazie a voi.